Buongiorno a tutti. Effettivamente questa potrebbe costituire una ennesima premessa rispetto a uno svolgimento che ci aspettiamo di poter portare avanti. Un'idea, tre proposte, proveremo in maniera molto sintetica, proprio perché è una premessa che non ha l'ambizione di essere già una conclusione. Proveremo a condensare quello che è stato quello che è il frutto delle riflessioni che abbiamo fatto in questi anni e a fare diventare una proposta concreta. Leggerò il più possibile per riuscire a stare anche nei tempi che sono sempre risicati. Ci preme dare quello che in qualche modo è stato già introdotto, qualche elemento rispetto a un'ispirazione originaria, e proprio correntemente a questa ispirazione originaria che dal 2008 a oggi ha portato la città di Matera alla designazione a capitale europea della cultura, la molla che ci spinge ancora, che spinge ancora oggi l'Associazione Matera 2019, è che è l'idea di cementare l'impegno e la partecipazione dei cittadini intorno a quella che in tempi non sospetti abbiamo definito una vera e propria sfida generazionale. Quindi che sfuggiva a una contingenza, a una immediatezza. Una sfida generazionale per la sua portata storica e per le implicazioni sul piano sociale, economico e culturale. Di questa sfida l'essere capitale rappresenta un vettore sicuramente essenziale, sicuramente formidabile, ma non sufficiente dal nostro punto di vista, se non vogliamo rischiare, dopo un percorso persino faticoso, di ritrovarci con le sole macerie di un grande evento e senza alcun beneficio durevole per i cittadini. L'idea centrale che nel 2008 spinse un gruppo di persone a incontrarsi e mettersi al lavoro per proporre alla città la candidatura a capitale europea della cultura era, ed è tuttora, proprio quella di trovare un motivo, un obiettivo, una grande prospettiva comune capace di far riscoprire una identità probabilmente sopita, sicuramente frammentata, e provare a canalizzare le energie e le competenze pure presenti e disegnare una via per lo sviluppo complessivo del territorio, ridare speranza e prospettiva alle nuove generazioni, quindi un percorso sicuramente non di breve periodo e di basso profilo. Nel percorso che ne poteva scaturire, le persone, il loro vissuto, sarebbero stati il termine di partenza e di arrivo di qualunque riflessione, perché si trattava di avviare una rivoluzione culturale, ma una rivoluzione in grado di consentire a tutti di riappropriarsi dei propri destini ed essere finalmente costruttori del proprio futuro. Dopo quel percorso che ci ha portato tutti nel 2014 a ottenere la designazione, nel momento in cui per certi versi la nostra missione di associazione potrebbe ritenersi compiuta, quella sfida generazionale non è però certamente ancora vinta. Guai a considerare la designazione un punto di arrivo. Guai ad assolutizzare il valore del titolo di capitale europea. Guai a considerare un bottino acquisito la notorietà e il clamore mediatico o l'aumento dei flussi turistici. Il percorso è ancora da completare, il processo è solo avviato. E se c'è un elemento chiaro e lampante, come dimostrano ampiamente anche gli ultimi episodi di questi giorni, alcune polemiche, le prese di posizione, anche della piazza in qualche modo, è che di questo processo i cittadini non sono sazi. I cittadini anzi vogliono a maggior ragione essere fino in fondo protagonisti e non spettatori. Vogliono entrare nel merito delle decisioni e vogliono essere la misura della efficacia e della sensatezza delle decisioni. Anzi, vogliono essere direttamente coinvolti nei processi decisionali e con non una partecipazione di facciata, strumentale, da consumatori o utili semplicemente al raggiungimento di altri obiettivi, ma una partecipazione reale, diffusa, democratica, sostanziale. Ecco perché oggi, in un momento delicato e cruciale di questo percorso, perché riteniamo che sia un momento delicato e cruciale di questo percorso, vogliamo sollecitare e stimolare la città e chi l'amministra a creare una infrastruttura, l'abbiamo definita così, una infrastruttura adeguata
per garantire e mantenere nel tempo, secondo norme e regole condivise e trasparenti, questo tipo di partecipazione e questo stile di protagonismo civico. Si tratta cioè di fare in modo che quella che potrebbe essere già una rivoluzione o un frutto di questo percorso avviato diventi metodo e indicatore di qualità, diventi un dato strutturale e oggettivo nella cosiddetta governance del territorio. La garanzia di un meccanismo di inclusione di tutti i mondi, di tutte le sensibilità, di tutte le creatività. Permettetemi una notazione polemica, ma la polemica qualche volta serve a stringere i concetti. Non è dato che una parte della città si ritenga portatrice di tutti i valori, di tutte le situazioni. Se esistono delle responsabilità diverse e dei ruoli diversi, cosa diversa dall'autonomia e l'autoreferenzialità? Cosa diversa dalla ricerca dell'eccellenza e l'elitarismo? Cosa diversa dall'autorevolezza e l'autoritarismo o l'arroganza? E così via. Chiusa la parentesi polemica. Ecco perché abbiamo provato, in continuità con la nostra missione originaria, a immaginare cosa potesse servire per evitare questi pericoli e invece, in positivo, cogliere sino in fondo la ricchezza che può derivare dal contributo di tutti. Dalla nostra analisi è risultato evidente come sia necessario mettere mano a qualcosa di definito, regolato con attenzione e lungimiranza, secondo la cifra della trasparenza, in grado di sottrarre definitivamente questo qualunque processo decisionale a un criterio purtroppo diffuso di discrezionalità e di arbitrarietà, e nello stesso tempo in grado di fare una sintesi la più ampia possibile della grande varietà di sensibilità come di interessi legittimi che vivono nella società civile e in quella economica. Una infrastruttura, appunto, che nella nostra visione prevede in estrema sintesi. Tre punti, tre proposte che rivolgiamo all'amministrazione, alle istituzioni, ai cittadini, alle associazioni, a chiunque. Uno, l'adozione da parte dell'amministrazione comunale del regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, secondo il modello e l'esperienza di LABSUS, Laboratorio per la Sussidiarietà, che da tempo in varie parti d'Italia sta promuovendo e applicando questo modello, attraverso quella che è secondo noi un'intuizione straordinaria, quella dei patti di collaborazione, che è uno snodo tecnico-giuridico su cui si fonda l'alleanza fra i cittadini e le istituzioni, in particolare l'istituzione che governa la città. Su questo punto Pasquale Buonasora poi avrà fra breve la possibilità di spiegare in dettaglio significato e portata. Seconda proposta. La costituzione di un forum o consulta, rete, chiamiamola un po' come vogliamo, delle associazioni e dei produttori culturali presenti sul territorio, normato da un regolamento riconosciuto dalle amministrazioni, che costituisca quel corpo intermedio necessario a ottimizzare e rendere trasparenti i rapporti fra i vari mondi legati alla produzione della cultura e fra essi e le istituzioni, e incentivi una necessaria alleanza e non una rovinosa conflittualità fra pubblico e privato. Vediamo in questo, e non è un'idea nuova per quanto ci riguarda, perché l'abbiamo già proposta senza successo purtroppo negli anni passati, la possibilità di ampliare e valorizzare fino in fondo la cosiddetta scena creativa, ben oltre le esigenze dei singoli o di singoli soggetti, per far evolvere invece finalmente la pur ricca attività culturale del territorio e delle varie associazioni, da una parte nella direzione di una vera e propria industria della produzione culturale, dall'altra, e con pari dignità, nello sviluppo e nella promozione della qualità della vita e delle relazioni fra i cittadini, in direzione di un concetto di comunità. Terza proposta, la stesura e la condivisione di un codice etico, formalmente accettato da istituzioni, enti, imprese, associazioni, che garantisca trasparenza, sostenibilità ed eticità all'interno di tutte le operazioni e di tutti i programmi in vista di Materia Capitale Europea della Cultura. Solo il semplice motivo del mettere attorno a un tavolo varie realtà per darsi regole comuni sarebbe il segno tangibile di un cambio di rotta. Ma l'obiettivo dichiarato è quello di avere a disposizione un elemento di confronto e controllo oggettivo sul livello di trasparenza e di legittimità e di sostenibilità di tutti gli atti e di tutti i procedimenti. Una sfida, o se volete una provocazione bella e buona, alta dunque, posta dai cittadini alle diverse istituzioni. Tre proposte, tre idee,
Forti riteniamo, efficaci in quanto in grado di assicurare nel tempo partecipazione e trasparenza. Facile da implementare, tutto sommato, in grado di andare oltre i limiti e i tempi della politica e anche quelli delle appartenenze. Anche qui, aperta e chiusa parentesi, nel dossier a pagina 9 c'è un trafiletto che parla di avviare un percorso per la gestione condivisa dei beni comuni, solo che dice che deve partire nel 2016 e completarsi nel 2020. Vorremmo provare ad anticipare un po' i tempi, ecco. Tre idee che abbiamo sottoposto all'amministrazione comunale e ribadiamo oggi nella convinzione che possano essere il segno e lo strumento di un cambio di passo, di una visione strategica, di un protagonismo di sostanza e anche, ci permettiamo di dire, di una ritrovata autorevolezza della città di Matera, quale locomotiva, come viene spesso ricordato, di un riscatto di tutto il Mezzogiorno d'Italia. Una cosa ancora, qui l'ho scritto in inglese, ma affidiamoci all'italiano. Non è difficile immaginare che la portata di una simile infrastruttura va ben oltre l'episodicità di un evento o di un'occasione e anzi può essere il principio ispiratore di tutta la visione e di tutta la pianificazione strategica necessaria a un territorio per progettare il proprio futuro. Ecco perché ci piace immaginare che nella misura in cui queste nostre proposte fossero accolte e condivise, esse possano costituire il presupposto per un obiettivo ancora più ambizioso, ovvero quello di portare tutto il territorio a un modello di governance certificato in qualche modo, in funzione di un concetto globale di responsabilità sociale e di sostenibilità. Non so se questo è un obiettivo troppo ambizioso. Noi crediamo di no, perché siamo convinti che l'idea di Matera Capitale Europea della Cultura o è ambiziosa molto oltre il 2019 o è una sfida che non ci interessa. Grazie.